Ciao, sono uscite le linee guida dell'Agenzia delle Entrate e oggi leggo con te i punti principali in modo da chiarire da subito quali sono le opportunità e quali sono le sfide che ci attende questo super bonus del 110%. Il 24 luglio 2020 sono uscite le linee guida dell'Agenzia delle Entrate per il super bonus 110%. Mi piace ricordare questa data perché è stata la stessa data in cui abbiamo fatto il primo evento e l'unico evento in Italia per gli specialisti delle pompe di calore. Allora inizio a leggerti i punti che mi sono sottolineato, che reputo i più importanti. Parto dalla parte finale delle linee guida. Infatti sono le prime linee guida, sicuramente seguiranno altre linee guida perché i dubbi e i casi da sviscerare sono veramente tanti. Allora partiamo con la parte finale che trovate a pagina 29. Il punto 11 dice: se un soggetto acquisisce un credito d'imposta ma durante i controlli dell'Enea o dell'Agenzia delle Entrate viene rilevato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, quel soggetto perde il credito che ha ricevuto? No, il cessionario che ha acquistato il credito in buona fede non perde il diritto ad utilizzare il credito d'imposta. Cosa significa? Significa che se hai deciso di utilizzare la cessione del credito con le banche o con altri enti che acquistano il tuo credito, loro non hanno alcuna responsabilità se l'hanno acquistato in buona fede. Quindi sarai tu, in qualità di contribuente, a verificare che tutti i documenti siano in regola o comunque fidarti ciecamente di chi ha preparato le pratiche. E qui allora apro una parentesi: i miei partner di Sigillo Sicuro ti possono accompagnare in questo percorso per definire e controllare che tutta la documentazione sia a posto per poi cedere il credito alle banche, oppure utilizzano anche altri sistemi magari più sicuri per poter cedere o fare lo sconto in fattura con il tuo credito. Ma adesso riprendo la lettura dall'inizio. A pagina 2 c'è un punto molto importante. Trattandosi di una normativa di particolare favore, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le detrazioni, ai fini dell'esercizio dell'opzione per lo sconto o per la cessione, il contribuente deve acquisire anche il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, quindi dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro, nonché dai CAF. Poi un altro punto, qualcuno di voi mi ha già fatto una domanda nell'altro video: l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile, cioè l'Enea, per gli interventi di efficienza energetica effettua controlli sia documentali che attraverso sopralluoghi per verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle detrazioni. Quindi se qualcuno pensa che sia impossibile aprire la porta per un controllo a casa tua, è assolutamente sbagliato. L'Enea o l'Agenzia delle Entrate ha tutti i diritti per venire a casa tua a fare un sopralluogo anche dopo la cessione del credito. A pagina 4 invece il punto sostituzione degli impianti, quindi il super bonus del 110% è valido se fai almeno un intervento trainante, quindi l'isolamento termico però non è un argomento che mi compete, o la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati oppure autonomi di riscaldamento e o raffrescamento e o per la fornitura di acqua calda sanitaria su edifici unifamiliari. Ecco, quindi dobbiamo sostituire un impianto di climatizzazione invernale, quindi il generatore che fa riscaldamento d'inverno, quindi non il condizionatore che fa raffrescamento d'estate. Andiamo quindi a pagina 5 delle linee guida. Qualora si realizzino più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, quindi un intervento al 110, un intervento al 65, un intervento al 50%, il contribuente potrà fruire di ciascuna agevolazione nell'ambito di ciascun limite di spesa, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificatamente previsti in relazione a ciascuna detrazione. Quindi puoi assolutamente fare super bonus del 110% e detrazione del 50% su altri interventi, purché vengano chiaramente definite fatture e contabilizzate le opere in maniera diversa.
Andiamo poi a pagina 11. Il limite di spesa per il fotovoltaico, quindi per l'installazione dell'impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo, è ridotto a 1600 euro a kilowatt di potenza nel caso in cui sia contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, di cui è l'articolo 3,1 lettera D, E ed F del DPR 380 del 2001. Passiamo poi al punto dolente, i controlli dell'agenzia, pagina 15. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. Quindi questa è la loro responsabilità. Qualora invece sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l'opzione, maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre del 73, numero 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 97, numero 471. Poi un altro punto importante a pagina 16, per quanto riguarda la certificazione necessaria. Per gli interventi di efficientamento energetico, l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato che consente di dimostrare che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative. Quindi mi raccomando da verificare e asseverare la parte tecnica, ma soprattutto la parte economica, quindi che i prezzi siano congrui e non gonfiati. Quindi se non l'hai ancora fatto ti invito a scaricare le linee guida, le prime linee guida dell'Agenzia delle Entrate, nella descrizione che trovi qui sotto al video. Infatti c'è un link che ti porterà al download delle linee guida. Studiale bene, perché è vero che anche se farai l'impianto quasi totalmente gratis, la responsabilità comunque è tua e quindi è fondamentale che tu faccia la tua scelta consapevole per non incorrere in rischi futuri che vedranno annullare il tuo credito d'imposta e quindi dover risarcire lo Stato dell'enorme favore che ti ha appena fatto. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale YouTube e clicca sulla campana a fianco per ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video.